Oggi mi trovo in una sorta di ristorante, pizzeria, griglieria, indeciso sulla pietanza da gustare. E ti proponessi di mangiare tutto il nostro menù? Beh, direi che è il giusto compromesso per non avere rimpianti culinari. Visto che questo ristorante, pizzeria, griglieria BBQ, situato a Tribano, in provincia di Padova, è specializzato nella cottura di carne alla brace, alla piastra o al barbecue, rinomato per la qualità dei suoi hamburger farciti con carne di Angus a chilometro zero e frequentato dai clienti per i svariati primi piatti di pasta fresca fatta in casa e le gustosissime pizze cotte solo ed esclusivamente su forno a legna. Ciao Thomas, io sono Stefano e oggi voglio sfidare il tuo appetito proponendoti di mangiare tutto il nostro menù. Ciao Stefano, io sono Thomas ed avendo dimenticato il portafoglio a casa, non penso di poter accettare la tua sfida. Non ti preoccupare, ho io la soluzione. Se riesci a mangiare tutti i 10 piatti che io ti propongo, non dovrai pagare il conto. In caso contrario, ti farò saldare il debito con qualche straordinario in cucina. Un altro giusto compromesso. Da cosa cominciamo? Partiamo con il nostro primo antipasto, il tagliere sardo. Prosciutto di pecora, lonza affumicata, coppa sarda, lardo affumicato, carciofini, pomodori secchi, olive sarde e del pecorino sardo. E partiamo con la lonza. Taste test. Bella fresca. Pane carasau, giusto Stefano? Esatto, proprio pane carasau. Bello fragrante. Lardo affumicato. Quanto adoro il lardo. Formaggio. Pecorino sardo stagionato. Mamma che buono il pecorino. Stefano, ti piace il pecorino? Sì, molto. E non solo, ma anche la pecorina. La scorza, io la mangio. Olive. Tento all'osso. Lo sento. Mancia allo staff. Ultima oliva, amici della telecamera B. Carciofo con il pane carasau. Salame che ho dimenticato. Salame sardo, molto buono, dolce e delicato. Confermo. Formaggio. Formaggio o meglio ancora ricotta, ricotta mustia. Questo non l'ho mai provata. Spacca la grande. Vino. Quello è una notte di Galileo, molto buono. Sarà un po' per pulire la bocca. E allora puliamoci la bocca. Perfetto con questo tagliere. E ora? Il prosciutto di pecora, la punta di diamante del nostro tagliere. Fenomenale. Amaro, ma allo stesso tempo dolce. Come mangiare gli arrosticini crudi praticamente. Pomodorino secco. Ultimo formaggio. Un pecorino semistagionato, un po' più delicato dell'altro. E sto giro faccio un mega panino con tutto quello che mi è rimasto. E taste test. Ultima mangiata. E il primo piatto è andato. Prossimo piatto, un altro antipasto. La battuta di Black Angus. Carne di Black Angus con crostini e rosmarino, sale Maldon e olio Evo, una maionese con riduzione di Cannonau e una burratina sul letto di radicchio. Forchetta, coltello e andiamo ad incidere la burrata. Via. Peccato solo che sono intollerante ai latticini. Com'è esplosa. Mi sembra di essere la ragazza con cui sono stato ieri sera. Sai perché, Stefano? No, Thomas, perché? Semplicemente perché eravamo al ristorante ed abbiamo ordinato una burrata, appunto. Scottona. Buona, eh? Questa è veramente fenomenale, Stefano. Assaggiala con la maionese al vino. E inzuppo per bene. Io sei fenomenale, con il vino, appunto. Esatto, è una riduzione di Cannonau addizionata con della maionese. Complimenti allo chef, ovvero a Stefano. Con i crostini. E quanti grammi sono questa battuta di scottona? Dai 200 ai 220 grammi di carne. Neanche male come antipasto. Dosi importanti in questo ristorante. Volete un po' di carne, amici della telecamera B? No, tutta mia. Ultima sforchettata. Goccetto di vino. Secondo piatto, spazzolato. Come ultimo antipasto, Thomas, ho scelto la caprese di scacco. Mozzarella di bufala del caseificio Scacco, olive taggiasche, pomodoro e il nostro basilico, il tutto condito con dell'olio Evo. E comunque sono 250 grammi di mozzarella, Thomas. Sì, giusto perché le porzioni qui sono giganti.
basilico bello fresco. Piatto estivo, mi piace. Una caprese per stare leggeri, insomma, grassi. No, perché di solito le persone, Stefano, associano come la caprese un piatto fitness. Mozzarella, pomodoro, olive, poche proteine, non è molto fitness. Direi proprio di no, ma di sicuro è fresco e gustoso. Comunque si può sempre fare di peggio, basta aggiungere un bel pezzo di pane. In questo caso io non lo faccio perché sono in dieta. Solo per farvi vedere lo spessore di questa mozzarella, appunto. Ultimo mega morso. Questa, Stefano, super apprezzata. Terzo piatto andato, attendiamo il quarto. Quarto piatto, il nostro primo. Gnocchi con crema di pistacchi. Gnocco di patate con pesto di pistacchi, bacon croccante e una burratina bella morbida. Noto con piacere, Stefano, che ti piace esagerare con le burrate nel tuo ristorante. Sì, dai, diciamo che a me piace molto la burrata, ma questo è l'ultimo piatto in cui la troverai. Speriamo sia così, altrimenti i clienti questa sera dovranno mangiare con le finestre aperte. OMG! Amazing! Veramente straordinari questi. Gnocchi sono squisiti, il pistacchio ci sta alla grande e poi si sposa con il bacon. Ne mangerei un quintale di questo piatto. Piccola domanda, cosa pesa questo primo? 6 sui 400 grammi totale. Un piatto importante, insomma. Comunque, scendono con una meraviglia, eh. Guardate la cremosità, amici di Telecamera B. E se venite in questo ristorante, cercate di portare la fame, perché se mangiate un primo o un secondo, uscirete veramente sazi. Sforchettata di sughetto, il solito concetto di vino, e solita attesa per il prossimo piatto. Quinto piatto, un altro primo, pappardella al cinghiale. Pappardella fatta in casa con semola Senatore Cappelli, con ragù 100% carne di cinghiale. E taste test! Ancora più buone rispetto ai gnocchi, sarà perché io adoro il cinghiale. A quanti grammi stiamo qui, Stefano? Sui 350-400 grammi. Ah, piatto leggero qui, insomma. Praticamente saranno 35 o barra 40 centimetri di pappardella. Stessa metrica di misura che ha usato la ragazza con cui sono stato ieri sera, appunto. Anche se pensandoci, Stefano, questa suonava male. Anche perché se aveva 40 centimetri, Thomas, presumo che adesso non saresti neanche capace di stare seduto nella sedia. Concordo alla grande. Invece sono bello seduto stabile, senza problemi. Cioè, guardate che bella sforchettata di ragù. Di cinghiale, tranquillo. I maiali qui non li mangiamo. Ultima sforchettata, come sempre. Ultimo goccetto di vino, come sempre. E siamo a metà di questo percorso culinario. E come ultimo primo piatto, Thomas, la nostra carbonara. Mancheroncino fatto in casa, sempre con semola Senatore Cappelli, una cremina d'uovo con pecorino romano DOP e pepe, e per finire un crunch di guanciale croccante. Perché con la carbonara non si sbaglia mai, amici delle Telecamera B. Fantastica, super cremosa. Il guanciale non è troppo amaro. C'è la giusta dose di pepe. E la cremina di grana padano è perfetta. Grana padano? Meglio se ti limiti a mangiare, Thomas. Lascia recensire i piatti da chi di dovere, va. Ti do ragione, Stefano. Ognuno il suo lavoro. Posso dire comunque che è buona, no? Certo, quello è ovvio. Ah, quando parlo bene, però vabbè, ah. Beh, ovvio, eh. Semplice, gustosa e, chi ci credete o no, leggera. E attendo il sesto piatto. Meglio che lasci stare anche la matematica, Thomas. Quello che stai attendendo adesso è il settimo piatto, la nostra stratagliata. Carne di scottona di primissima qualità tagliata molto finemente, una crema di scamorza, riduzione Canonau e un po' di cipolla fritta. Peso del piatto? 320 grammi. Rientra nella mia quota proteica. OMG! Amazing! Succosa! Sentito che robetta? Ma poi con questa cremina? O da orgasmo, seriamente, in molti cari staranno dicendo: oh, è rinunciato la carne con quella crema e la scamorza.
Esperienza da chef, ti dico che una riduzione di cannonau e la cipolla fritta si sposa da Dio. E se non ci credete, venite qui al ristorante, pizzeria, griglieria, BBQ per assaggiarla. Ordinate però una doppia dose, perché 300 grammi sarebbero pochini, almeno per il sottoscritto. Sì, a meno che non abbiate mangiato prima 3 antipasti e 4 primi. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere la cottura della carne al sangue come dovrebbe essere e come piace al sottoscritto. A te Stefano, come piace la carne? Rigorosamente al sangue. E la patata? Rigorosamente al sangue. Questi sono gusti? Venito a canciucciare una savata. Goccio di vino. Bevo poco, hai visto Stefano? Perché Thomas, in fin dei conti sei vicino a casa. Appunto per quello, non ho bisogno di benzina. Ultimo pezzettino. Senza ombra di dubbio, il miglior piatto mangiato fino ad ora. Però ora aspettiamo la prossima portata. Fermiamoci un attimo con le proteine, Thomas, e andiamo di carboidrati con la nostra pizza bufalina. Impasto Napoli ad alta idratazione, bufala, pomodoro sammarzano, pomodorini gialli e il nostro basilico. Sbaglio, Stefano, hai menzionato nuovamente la bufala. Sì, perché c'è qualche problema? Bah, avevi detto che non avresti più usato questo formaggio. No, in realtà ho detto che non avrei più usato la burrata, non la bufala. E vabbè, bufala, burrata, sempre formaggiose. O questa è straleggera? Cosa pesa il palletto di impasto? Siamo sui 250 grammi di impasto. 250 grammi? Avrei detto molto di meno, sembra veramente leggera. Potrei quasi quasi fare una all you can eat di pizze qui in questo ristorante. Accompagnate però con del vino. Pizza e vino rosso, mai visto prima. Combinazione niente male, sinceramente. Piccolo focus per farvi vedere la morbidezza. Veramente fantastica. Cioè, si scioglie in bocca? Quante pizze hai nel menù, Stefano? Con il fuori menù che abbiamo in base alla stagione, più o meno 50. E allora, se questo video arriverà a 50.000 like, tornerò qui al ristorante, pizzeria, griglieria BBQ per provare a mangiare tutto il menù di pizze di questo posto, appunto. 5x5? 25, perché? 25 kg di pizza. Forse ho esagerato. In 25 giorni, deciso. Non avrei mai detto che la pizza si sposasse alla grande con un bicchiere di vino rosso. Con il prosecco si sapeva, e ve lo garantisco perché è scritto sui libri di tutte le cucine, ma con il rosso è stata una scoperta. A me l'onore. Una delle portate, se non la portata, più facile da mandare giù in questo percorso culinario. Ottavo piatto, spazzolato. Penultima portata, Thomas, è anche forse la più sostanziosa. 1,2 kg di costata di Black Angus. Una carne frollata per 40 giorni, cotta alla brace naturalmente al sangue, spolverata infine con un po' di sale maldo. E garantisco che la cottura è perfetta. Taste test. Si scioglie in bocca. Bella grassosa. Il grasso non si butta, giusto Stefano? Mai buttare il grasso. Altrimenti sarebbe carne shaving. Sembra di mangiare burro. Nel senso buono, ovviamente. E dovrei essere spaventato per questo chilogrammo 200 di carne. Si sente neanche. E questo perché? Perché il cibo è buono, quindi leggero e facilmente digeribile. Stefano è talmente succosa che non corre neanche bene. Solo che riflettendo un attimo, praticamente avrò già mangiato più o meno 3 kg di cibo e avrò bevuto su per giù 250 ml di vino. Neanche quelli secondo me, perché erano 125. 250 ml con il sangue di questa costata. Scarpetta sul sale. Troppo sale in quest'ultimo boccone. Contrastiamo con il grasso. Molto meglio. Per caso hai cani a casa Stefano? No, non ne ho. Tranquillo, allora ci penso io. Direi che può bastare. Attendiamo la decima ed ultima portata. Decima e ultima portata, Thomas, non puoi uscire dal BBQ se non hai provato il nostro hamburger americano. Con pane fatto in casa, 250 grammi di carne di Black Angus, cheddar bacon cipolla caramellata e la nostra speciale salsa BBQ. Il tutto sprovvisto di patatine quanto vedo. Tutto per semplificarti la vita, perché so che la patata è il tuo tallone d'Achille. Sai Stefano, non tutti piace la patata al sangue.
Però non ho morso solo il bacon, infatti sono andato a vuoto con questo morso. Lo rifaccio. Pane scrocchiarello. Veramente buono. Anche se direi che è leggermente pesante, 250 grammi di Black Angus, se non erro, giusto? Esatto, Thomas, e con questo supererai 4 kg. Un'altra classica giornata d'ufficio, insomma. Salsa di? Nostra salsa BBQ. E com'è rosa? Ingrediente segreto. Che naturalmente non possiamo spoilerare. Sta non sarebbe più segreto, no? Altro che panini del McDonald's, questi sono hamburger. Sia per la qualità che per la quantità. Cipolla caramellata e mancia per il titolare di questo posto. Inizia ad essere pesantino, Stefano, eh? E credo. Ma non si molla, lì si va a portare termine questa buffata. Stefano, se ordini un altro bicchiere di vino, devo bere tutto? Beh, direi di sì, non si avanza mai il vino. E allora dovrò resistere. Ma piccoli sorretti. Ultimo pezzettino. E con la pancia piena e nessun debito da saldare, ringrazio il buon Stefano per avermi offerto tutte le pietanze del suo locale. In realtà no, Thomas. Per completare tutto il nostro menù dovresti mangiare il mezzo chilo abbondante di grigliata mista di carne, 300 g di costina di maiale tagliata di Black Angus con finale di polenta alla brace. Epilogue. Anche se devo essere pignolo, Stefano mi aveva proposto di mangiare 10 piatti, non 11. Tasi sguatera e va avanti a netare le pignate.